Ciao a tutti e ben ritrovati. Piccolo breve intervento per ricordare Anna Mae Bullock, conosciuta dal mondo intero come Tina Turner, che ieri è scomparsa all'età di quasi 84 anni. Era infatti nata il 26 novembre del 1939 a Brownsville, nel Tennessee. Anche se era cresciuta fino all'età di 16 anni in un sobborgo della città che si chiama Nutbush, e al quale lei dedicò nel 1973 una delle pochissime canzoni che ha scritto, Nutbush City Limits, canzone che tra l'altro fu l'ultimo successo, pensate, registrato insieme all'ex marito Ike Turner, del quale però ha portato il nome fino alla fine dei suoi giorni, in pratica pur essendosi risposata. Tina Turner è stata un'artista assolutamente straordinaria, una donna che ha vissuto, scusate il gioco di parole, più di una vita, sia dal punto di vista umano che professionale. Sicuramente l'artista che più di ogni altro ha rappresentato il meglio, in assoluto, per quanto riguarda la presenza scenica, il saper stare sul palco. La maggior parte delle pop star che sono venute dopo Tina Turner hanno imparato da lei. Come dicevo, più di una vita artistica, sicuramente il periodo iniziale, tra l'altro molto 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 prolifico e ricco di successi con il marito Ike, però segnato anche da un'esistenza complicata per i loro rapporti difficilissimi, dovuti anche e soprattutto al carattere violento di lui, al fatto che fosse anche tossicodipendente, chiaramente portarono a brutte situazioni dal punto di vista personale, che poi Tina ha raccontato nella sua biografia, che è poi divenuta un film nel 1993, come tutti sapete, un grande successo, tra l'altro interpretato da Angela Bassett nel ruolo di Tina e da Lawrence Fishburne nel ruolo di Ike Turner. Prima di conoscere il grandissimo rilancio arrivato nel 1983, più o meno, se non ricordo male, 84, ha avuto un periodo buio, ma subito dopo il divorzio da Ike Turner ottenne probabilmente una delle sue maggiori soddisfazioni per quanto riguarda la carriera, il grandissimo riconoscimento unanime del pubblico e della critica per la sua presenza molto molto significativa nella versione cinematografica dell'opera rock Tommy, l'opera rock degli U2. Il film è del 1975, gli appassionati lo ricorderanno senz'altro. Tina Turner è la prima artista di colore ad apparire sulla copertina di Rolling Stone. Questo è uno dei tanti primati che deteneva, presente in tutte le maggiori classifiche americane. Gli americani amano tantissimo stilare delle graduatorie, no? Lei figura in tutte, nella Hall of Fame del rock, nella Walk Hall of Fame, insomma, veramente un personaggio che ha avuto tantissimi riconoscimenti, finanche il Kennedy Center Honor, insomma, veramente un artista che, oltre allo straordinario successo, oltre alla sua incredibile capacità di trasmettere se stessa al pubblico, manifestata anche in occasione delle sue presenze cinematografiche, ricorderete la saga di Mad Max, inizialmente con Mel Gibson. Quindi veramente, anche dal punto di vista umano, è stata una donna che ha avuto momenti difficili nella vita, ovviamente il periodo con Ike Turner, ma poi è passata anche attraverso a grandi dispiaceri come la morte di due dei suoi tre figli, morte sicuramente prematura, il primo si suicidò addirittura, quindi veramente una donna che ha sofferto, che però si era, come dire, saputa riprendere anche attraverso una crescita o un cambiamento spirituale, se così possiamo dire, perché aveva, come dire, abbracciato il buddismo, credo tutto sommato più come filosofia che come fede, però lei si definiva, pensate, una definizione estremamente singolare, si definiva una battista buddista, sì, perché lei da ragazza era cattolica battista.
buddista e poi si è avvicinata al buddismo. Quindi io sono convinto che Tina sia morta serena, anche se morta purtroppo a causa di una grave malattia. Lascia un segno indelebile nella storia della musica, ma anche nell'immaginario collettivo. Credo che sia un personaggio che con la sua grinta, con la sua straordinaria e prorompente personalità, abbia ispirato moltissimo. Diciamo che i social sono stati bombardati in queste ore da post di tantissimi che hanno voluto ricordarla, e in tanti hanno usato un sostantivo per definirla, l'hanno chiamata leonessa, una leonessa, probabilmente è proprio quello che è stato Tina Turner. Ciao a tutti.